Anche il WWF ha celebrato la 52esima giornata mondiale della Terra, puntando soprattutto sulle aree protette. Ne parliamo con Luca Pompei, che è in diretta con noi. Buongiorno Luca, questa mattina so che hai ascoltato anche Luciano Di Tizio del WWF. Quali sono Sì. appunto i temi che sono emersi dalla vostra conversazione? Esattamente così, Anna, un buon pomeriggio a te e a tutti gli amici telespettatori. Abbiamo voluto affrontare con Luciano Di Tizio, neo, tra l'altro, consigliere nazionale del WWF, entrerà in servizio già dai primi di maggio in questo suo nuovo incarico e per questo gli abbiamo fatto ovviamente gli auguri sui temi non solo nazionali ma anche quelli regionali riguardanti un po' i temi legati alla tutela del nostro pianeta. Si è parlato ovviamente di dati importanti riguardanti un po' lo sfruttamento del suolo per quanto riguarda le opere dell'uomo, sullo stato di salute dei fiumi e dei mari, ma anche in qualche modo anche delle criticità legate all'Abruzzo. Tra l'altro Luciano Di Tizio, Anna, faceva riferimento un po' al discorso relativo al PNRR, alla transizione ecologica. Così la sua perplessità è che questa possa essere un'occasione persa per dare davvero un aiuto sostanziale al nostro pianeta, transizione ecologica solo nel nome, perché poi nei fatti non si riscontrano provvedimenti davvero importanti da questo punto di vista. E poi ha ricordato le varie iniziative del WWF, le oasi aperte, ma anche un importante evento che si terrà domenica sulla strada tra la stazione di Palena e Gamberale, dove saranno installate delle barriere per far passare dei piccoli anfibi e non farli attraversare la strada. Spesso in questi tratti stradali c'è una vera e propria strage di salamandre, tra l'altro di specie rarissime, e quindi verranno installate queste barriere in collaborazione con il Parco della Maiella, evento al quale Luciano Tizio ha invitato tutti a partecipare, possibile andando sul sito del Parco della Maiella e prenotandosi per partecipare domenica a questo importante evento. A te, Anna.